lei un pizzico di storia, perché questa avvio di mobilitazione da parte dell'associazione che mi ha costituito, ma ormai da comando, osservatorio a Consiglio della Orientale, è un po' un tentativo, ma questa volta direi anche la richiesta forte di una ripresa di interlocuzione con le istituzioni. È qualcosa che è da tanto, ormai da decenni, e vorrei solo ricordare che l'ultima interlocuzione che abbiamo avuto come salute mentale, come associazione salute mentale, risale al 12 ottobre del 2012, quando abbiamo fatto il forum salute mentale a Bolzano. Perché dico questo? Perché in effetti, Covid a parte, c'è stato negli anni un allentamento del confronto con i cittadini portatori di un disturbo mentale, con i familiari e anche di veri con gli operatori. Non escludo il fatto che anche gli operatori sono stati lasciati soli da parte delle istituzioni. È un qualcosa che ha determinato nel tempo un incremento di tanti negativi. Mi riferisco per esempio all'andamento dei trattamenti sanitari obbligatori, del numero dei trattamenti sanitari obbligatori nella regione Abruzzo, adesso vedremo i dati anche nazionali, fanno riferimento alla regione. E perché faccio un ricordo del 2012? Perché nel 2012 ricordo che il sindaco dell'Aquila a settembre del 2012 lanciò un grido d'allarme sull'aumento dei trattamenti sanitari obbligatori nell'Aquila. All'epoca avevamo arrivato a un numero di 90 trattamenti sanitari obbligatori nell'anno 2012 fino a settembre del 2012, dei quali 90, ben 36 erano solo del comune dell'Aquila. Dico questo perché, tornando un po' indietro, prima del 2009, i dati parlavano di 12 e massimo di 18 trattamenti sanitari obbligatori. Il trattamento sanitario obbligatorio è inserito nella cura. Premesso questo, va detto che comunque è un indicatore importante della qualità dei servizi. Più si ricorre a questo strumento, meno è forte la presenza dei servizi sul territorio. Questo lo dico perché oggi si parla nuovamente di incrementare la sanità del territorio, io dico la salute del territorio. Purtroppo si continua però ad allocare i finanziamenti nell'ospedaliero e nei servizi di residenzialità. Questa è una cosa che poi vedremo nei dati, oscilla, ma comunque l'Abruzzo, che era nel 2004, è fatto ancora più indietro, la regione dei matti, considerata tale perché aveva il più alto numero di persone ricoverate in strutture residenziali. Nel tempo, poi, la politica ha fatto dei passi importanti, però che non sono stati poi tradotti nella pratica delle cose. Un passo importante, io lo ricordo, perché il piano sanitario regionale, l'ultimo piano sanitario regionale, aveva degli enunciati straordinariamente innovativi. Per esempio parlava di centri di salute mentale aperti 12 ore per 7 giorni alla settimana e due centri di salute mentale pilota in Abruzzo, quello dell'AIMA, quello di Teramo, H24. Abbiamo perso nel tempo tutte queste enunciati e con la dissociazione che purtroppo dico c'è tra quelli che sono stati gli enunciati della politica e quelle che sono state le pratiche declinate o la sanità. Siamo in una situazione Covid, siamo in una situazione molto allarmante, ma che dobbiamo cercare di utilizzare in senso positivo, il rilancio della territorialità. Questo è fondamentale perché combatte quello che sono gli abbandoni sul territorio. Concludo dicendo che il Covid rischia di essere una legittimazione di quelle che io considero delle cattive pratiche nella salute mentale. Una cattiva pratica è l'attesa ambulatoriale che i pazienti arrivino e non il lavoro a casa nei luoghi di vita dei pazienti per la costruzione di progetti di ripresa, di recovery, se vogliamo chiamarla così, piuttosto che di guarigione, dove
il momento di rilanciare una mobilitazione generale perché i cittadini tutti possano avere parola rispetto a quelle che sono le decisioni della politica. Io concludo con questo, non perché faccio parte della parte, sono fatto parte dei vecchi che ricordano i 20 anni di battaglie nell'ambito della salute mentale. Oggi dobbiamo nuovamente rincorrere la politica. L'Osservatorio ha già avuto un incontro, ma l'ultimo incontro è datato a gennaio del 2019. Da quello il silenzio più assordante da parte dei decisori politici. E ora è il momento di inchiodare la politica ad un confronto. Con questo volevo introdurre. Grazie Sandro. Allora, oggi è un anno che è nato l'Osservatorio regionale sulla salute mentale. Ci siamo costituiti l'anno scorso il 10 di ottobre. Sta di fatto che è stato un anno un po' particolare, quindi diciamo che lo dobbiamo un po' ridurre, no? Come spazio temporale, però possiamo fare un punto. E il punto è che siamo stati molto, come dire, molto corretti nelle interlocuzioni con le istituzioni, abbiamo utilizzato tutti i metodi istituzionale, però ci stiamo rendendo conto che dobbiamo alzare un po' di più la voce, dobbiamo fare più rumore, perché così non ci siamo. Quindi da oggi noi abbiamo una mobilitazione sui temi della salute mentale. Quando dico noi, dico le associazioni dei familiari, io sono una familiare, presiedo una delle 4 associazioni più presenti, e le associazioni familiari insieme alle organizzazioni sindacali e Salute.